Basta rattoppi. È il proclama ambizioso del sindaco di Firenze Dario Nardella per riuscire ad utilizzare il prima possibile le due corsie nella strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Da gennaio dello scorso anno una frana nei pressi di La Strassigna ha fatto sì che la superstrada perdesse una carreggiata. I due sensi di marcia viaggiano solamente su due corsie. I lavori immediati hanno stoppato momentaneamente il problema, ma a giugno, dopo alcuni lavori al manto stradale, si è verificato un nuovo avvallamento. Il sindaco di La Strassigna, Angela Bagni, ha dato il via libera a lavori di somma urgenza, mentre Dario Nardella assicura che i lavori proseguiranno giorno e notte per riaprire entrambe le corsie entro l'estate. Per il futuro il sindaco convocherà tutti i colleghi della città metropolitana, i presidenti della provincia di Pisa e Livorno e l'assessore regionale trasporti Stefano Baccelli per lavorare ad un piano strutturale per il futuro della Firenze-Pisa-Livorno, ormai diventata una vera e propria odissea per gli automobilisti che quotidianamente la percorrono. A 7 mesi dalla frana, però, il presidente della città metropolitana ha chiesto intanto a governo e regione di decidere e di mettere sul tavolo anche un progetto, quello definitivo di un raddoppio di 7 chilometri tra Firenze e La Strassigna, costo 95 milioni di euro, compreso i restanti 100 chilometri della Firenze-Pisa-Livorno. Certo è che una soluzione deve essere trovata a breve, per quella che ormai la strada di grande comunicazione è diventata un vero e proprio caos quotidiano per gli automobilisti che la percorrono. Oggi è importante fare i lavori, sono competenza della città metropolitana, li faccia il prima possibile. Ci saranno nei prossimi mesi i tempi perché io possa presentare quel progetto che è un progetto che porterà attraverso una società di gestione a gestire la FIPLI in quel modo imprenditoriale che è necessario, così come avviene nelle autostrade, e che possa dare respiro anche di costruzione delle corsie d'emergenza e poi di terza corsia.